Rinaldi, che è una studentessa che ha fatto la sua tesi qui in FBK nel gruppo di Cesare Forlanello, che è conosciuto per essere l'ideatore di Web Valley, quindi una sorta di ricercatore che fa veramente un po' d'advisor per tanti giovani che si vogliono avvicinare alla carriera di ricercatore. Isotta fa una ricerca molto interessante perché lei studia scienze cognitive a Rovereto, però è in un gruppo che si occupa di ICT e vorrebbe mettere a disposizione, diciamo, del sociale anche il tipo di ricerca che fa. Isotta, se hai voglia di raccontarci un po' di che cosa ti stai occupando. Sì. Salve a tutti, io sono matematica di formazione e quindi ho conseguito la mia laurea magistrale qui a Trento e mi sono avvicinata alle scienze cognitive durante la tesi magistrale e una volta finita la tesi questo aspetto comunque mi interessava particolarmente, in particolare questa borsa di dottorato mi permette di mette in comunicazione, diciamo, il gruppo di FBK per quanto riguarda tutto l'aspetto implementativo, algoritmico, di analisi di dati, eccetera, e il Dipartimento di Scienze Cognitive di Rovereto, che mi permette di occuparmi di autismo in particolare, quindi di cercare di mettere in collegamento tutta l'eterogeneità del profilo fenotipico dei soggetti con autismo al profilo invece genetico, perché ad oggi appunto ancora non si sa bene quali tipi di malformazioni genetiche sono associate all'eterogeneità del disturbo dello spettro autistico e quindi questa borsa mi permette appunto di unire questi due aspetti, in particolare anche di avere la possibilità di collaborare con il CBIO qui a Povo, quindi per tutti gli aspetti genetici, molto interessante a mio avviso.